Torniamo all'inizio di questa storia, Vera. Abbiamo visto Giordana bellissima, ventenne, era una ragazza che aveva tanti sogni, voleva fare la ballerina di flamenco, quindi era piena di gioia di vivere. Era piena di gioia di vivere proprio poco prima che Luca Priolo la finisse con 48 coltellate in quella terribile notte. Come era cominciata la storia tra sua figlia e Luca, questo bravo ragazzo, tra virgolette? Una storia che ci fa pensare a Giulia Cecchettin. Allora, diciamo che la storia di Giordana è un copia e incolla delle tante donne, purtroppo, che vengono barbaramente uccise da chi dicevano di amarla. Lei era molto giovane, aveva 15 anni, quindi per lei è stato il suo primo amore. Mai avrebbe immaginato che dietro quel bravo ragazzo si nascondesse un mostro, in realtà un violento. Diciamo che inizialmente la storia è andata avanti con molta, diciamo, serenità, neanch'io mi ero accorta di nulla, però il tempo mi ha fatto comprendere che c'era qualcosa che non andava, perché mia figlia cominciò a cambiare e da lì ho attenzionato. Dopo 6 mesi Giordana rimase incinta, quindi è stato davvero un momento terribile per noi, perché per quanta gioia è la vita, lei era una ragazzina, era minorenne, certo. Questo ragazzo 19enne, quindi diciamo che è stato una notizia. Ma Luca lo voleva o no questo figlio? No, non voleva. Da lì abbiamo iniziato a capire che aveva degli atteggiamenti violenti, proprio perché gli impose di abortire, l'aveva quasi obbligata a togliere la vita a quella che poi è nata Asia, perché mia figlia ha voluto fortemente portare questa gravidanza, nonostante la giovane età, nonostante andasse a scuola, e quindi per lei quella bambina era la vita. Questi atteggiamenti violenti erano stati identificati da voi, perché Giordana aveva denunciato, e infatti viene uccisa proprio poco prima che parta il processo, sì, contro Luca Priolo. Giordana, nel tempo è stato molto difficile fargli capire che era violenza, perché lo confondeva con l'amore, la gelosia, il possesso e il controllo. Ma gli faceva 80 telefonate al giorno? 80 chiamate al giorno, non la faceva uscire con le amiche, la denigrava, perché molta violenza psicologica e verbale, la denigrava continuamente per distruggere la sua autostima e quindi avere quella forma di dipendenza affettiva. Mia figlia era molto dipendente da lui, faceva tutto in funzione di lui nel tempo. Cercava con voi anche un po', lei me l'ha detto, di allontanarvi, perché voi avevate capito e quindi per Luca eravate l'ostacolo, no? Cercato in tutti i modi di allontanare la famiglia, quel rapporto unito che avevamo, perché chiaramente io la mettevo in guardia, ero quella che metteva un po' il dito nella loro relazione, tra virgolette. Qual è stato il primo atteggiamento, se lo ricorda, che le ha fatto alzare le antenne, cioè un segnale predittivo, come dicono un'app i tecnici. Nel telefonino che lui aveva messo nel telefono di Giordana. Di geolocalizzazione? Sì, ma non solo. Lui riusciva, ha regalato questo telefonino e riusciva ad avere tutte le telefonate in ingresso e tutti gli sms, quindi un controllo attivo. Io me ne sono accorta per caso, per un errore che lui fece, quello di dire un qualcosa prima che Giordana glielo dicesse. Da lì mi è venuto il dubbio, proprio perché io già avevo capito che questa persona aveva sicuramente un atteggiamento non limpido. E così ho fatto una ricerca e attraverso i tabulati telefonici ho scoperto che lui aveva un'app messa nel telefonino e controllava Giordana a 360 gradi, telefonate, messaggi, geolocalizzazione. Non è stato facile, secondo me, denunciare, perché tutto questo non avviene in una grande metropoli, avviene a Nicolosi, che è un paese alle falde dell'Etna, quindi ci è voluta una grande forza, no? Anche da parte vostra, di sostenere questa figlia. Ce l'avete fatta, sì. E poi a un certo punto questo uomo sparisce dalla vostra vita, sparisce. Per 2 anni sparisce. È chiaro che quindi sembra finalmente la liberazione. Sembra una liberazione, ma in realtà lui era, la sua ombra era sempre dietro di noi. Chiaramente Giordana aveva ripreso la sua vita a 360 gradi dopo la denuncia, gli ingressi in casa gli avevano messo molta paura, ha denunciato soprattutto per proteggere la figlia. La figlia. Perché ha capito che lui era un violento.
Quella denuncia è stata una liberazione per mia figlia, perché aveva ripreso la sua vita, la sua danza, le sue amicizie. Era un momento importante per Giordana, era una rinascita a tutti gli effetti. E questo chiaramente per lui, oltretutto che è stato smascherato della sua violenza, perché purtroppo lui si nascondeva dietro il bravo ragazzo, per lui quella denuncia è stata una sfida. Quindi nell'estate del 2015 lui torna a farsi vedere. Sì, perché ci fu un rinvio a giudizio, il 7 ottobre ci sarebbe stata la prima udienza, gli chiese di togliere la denuncia, lei si rifiutò, proprio perché aveva capito che lui aveva ripreso al controllo, alla persecuzione. Lui voleva tornare con lei o voleva semplicemente risolvere la questione giudiziaria? Non voleva tornare con lei, voleva semplicemente che lei togliesse la denuncia e gli togliesse quel marchio che per lui era peggio di qualsiasi altra cosa. No? Era una violazione. In quei primi 4 anni come è stato come padre con Asia, a parte l'assenza di quel periodo? Lui non è mai stato un padre. Quando è nata Asia? Era presente, perché quasi obbligato dalla famiglia, ma lui non voleva questa bambina, quindi era un ostacolo per lui quella bambina, era come togliergli qualcosa a lui, e quindi non l'ha mai amata, ancora oggi non ha mai chiesto perdono a lei, che dovrebbe essere il primo segnale, no, di pentimento. In realtà non l'ha mai fatto, la sconosce totalmente. Io poi torniamo a raccontare la storia, sono rimasta molto colpita da una cosa che lei mi ha raccontato. Cioè, lei mi ha detto: prima abbiamo elaborato il lutto di Giordana, per quanto si possa elaborare la morte, peraltro in maniera efferata come questa, di una figlia, e adesso stiamo lavorando sulla figura del papà. Perché Asia le ha detto: ma nonna, papà può uscire dal carcere? Perché papà, se esce dal carcere io ho paura. Sì, perché ai bambini cosa fa paura? Il male. E lei, da questa persona, Asia sa tutto, ha subito assolutamente, sì, io non ho mai nascosto nulla dal primo momento. Ma Asia proviene dalla violenza assistita, quindi già aveva vissuto degli episodi sporadici, ma degli episodi di violenza. Quindi già lei sapeva cosa era accaduto, ma non lo sapeva spiegare perché era molto piccola. Nel tempo lo abbiamo elaborato attraverso un aiuto. Poi lei mi ha detto aiuto. Che all'inizio pensava che si trattasse solo di violenza psicologica, di stalking. In realtà poi ha scoperto che c'era una violenza fisica. Anche. Sua figlia veniva presa a pedate da quest'uomo, vero? Sì, veniva sì. Maltrattata, malmenata, picchiata. Sì, vero? Sì. Lei nascondeva, lo proteggeva, perché purtroppo le donne tendono alla protezione del proprio carnefice per paura. Per paura. Lei nascondeva con i vestiti, una volta sola mi sono accorta di dei lividi alle gambe. Lei mi disse che erano lividi da danza, era caduta. Perché continuava a studiare, vero, per diventare ballerina. Sì, 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 amava il flamenco. Era il suo grande sogno. Sì. Eravamo arrivate alla fine degli esami per poter insegnare, quindi non è riuscita a realizzare il suo sogno, purtroppo. Quell'estate, quella terribile estate del 2015 che precede il femminicidio di sua figlia Giordana, come l'aveva vissuta? Quella è stata un'estate molto particolare. Un'estate di paura? Un'estate in cui pensava che comunque in un modo o nell'altro, visto che stava per cominciare il processo, lei si sarebbe potuta difendere? Allora, dalla variabile impazzita di quest'uomo. Allora, quali erano i suoi pensieri quell'estate? Allora, quell'estate, quando lo vidi ritornare dopo un periodo, mi ha insospettito. È stata un'estate molto ansiosa, perché dicevo sempre a Giordana di stare molto attenta, che questo interesse verso una bambina che non aveva mai amato Era un interesse sospetto. Era sospetto, sì. E Giordana che cosa pensava invece? Giordana voleva dare un padre a sua figlia, sempre, sempre, nonostante tutto. Mia figlia era una ragazza che voleva che la figlia conoscesse il padre. Chiaramente non è riuscita ad avvicinarlo o a cambiarlo, perché nessuna donna riesce a cambiare un maltrattante, mai nessuna. Però lei ci ha provato tante volte, quindi questo rivederla è stato un modo come per presentargli sua figlia. E si sono incontrati tutti insieme? Si sono incontrati qualche volta,
poi lei ha capito. Questo ha qualcosa di macabro, questo racconto. Assolutamente. Cioè, quest'uomo che addirittura nei momenti precedenti il femminicidio incontra la mamma e della figlia. Il compleanno di Asia, il 26 agosto. E questa cosa mi ha insospettita ancora di più, perché già lui aveva premeditato di uccidere mia figlia, perché a giugno compra un coltello da 6 centimetri. Oltretutto piccolo abbastanza da seviziarla, quindi lui già aveva in mente che se Giordana non avesse tolto la denuncia l'avrebbe uccisa, e così è stato. E ha fatto questo compleanno, il primo in assoluto, mai ha avuto la presenza di questa padre. Bambina, sì. E da lì a poco, nemmeno un mese e mezzo, Giordana è stata barbaramente uccisa. Quella famosa sera tra il 6 e il 7 ottobre del 2015, Luca si nasconde nella macchina. Si nasconde in una traversa vicino a casa. È stata uccisa a un chilometro da casa. Sì, si è catapultato, ha attuato un agguato, l'ha aspettata circa 3/4 d'ora al suo rientro, si è catapultato dentro la macchina, dopodiché l'ha coltellata 48 volte. 8 colpi in viso, sfregiata 8 volte per annullare l'identità di mia figlia, e 40 sul corpo senza mai colpire le parti vitali. È morta dissanguata, quindi la crudeltà e la premeditazione di questo essere vanno oltre ogni immaginazione. Non ho riconosciuto mia figlia quando l'ho vista, talmente l'aveva... Come l'ha saputo? Quella notte io avevo sentito Giordana verso le 11:30, dove mi dice: mamma, ho finito di lavorare, tra poco rientro. Ci siamo risentite perché non era rientrata, mi ha detto sto arrivando, dopodiché non è più arrivata. Ed è stata una notte terribile, perché ho immediatamente pensato che qualcosa era accaduto, qualcosa di strano, perché quando lei ritardava mi avvertiva sempre. Quel telefono che squillava e nonno rispondeva mi ha fatto capire che qualcosa non era andato. Ho preso la bambina e sono uscita fuori a cercarla, e sono andata proprio a casa dell'assassino, perché volevo capire se per caso lui, ho pensato in un primo momento l'avesse rapita, perché l'indomani c'era l'udienza. In realtà lui era scappato da poco, incontrai la madre e mi disse che non sapeva nulla, ma in realtà io avevo capito, ho chiamato le forze dell'ordine immediatamente. Giordana è stata ritrovata prime ore dell'alba, dentro la macchina, un chilometro da casa mia. Lei mi ha detto che non la riconosceva all'obitorio perché era massacrata. Ho visto qualcosa che non avrei mai voluto vedere. Un film dell'horror. Non aveva più il viso, il meraviglioso viso di mia figlia era bellissimo. Stato assolutamente distrutto da lui. Ed sono stati i primi colpi. Ed è questo quello che mi dà rabbia, no? Il fatto di aver annullato la bellezza di mia figlia, perché evidentemente lui non era capace di apprezzarla. L'ha voluta distruggere.